Io voglio un'altra batteria. Ehi, Clementine. Qualcosa di interessante da dire? Vabbè, il dito. Non credo The pills are in there. It's not much, but here. Dai, I'm siamo sorry, gentili. Ethan. You're under quite a bit of stress. Thanks. That's really sweet. In realtà, cioè, sono entrato e le ho prese, non è che me le sono guadagnate. Was anyone here when you guys got here? No, this place was pretty wrecked. We pulled a couple of bodies out of the office. Are you okay? Yeah, I'm fine. Did you know anybody here? Yeah, the owners, they were, we were close. I'm sorry. We found an older couple in the office. Dad hauled them out in case they weren't really dead. He's got a temper. Ah, fuck you! He doesn't mean it. It's just that. Yeah? We've got kids here. He Families. and I are a family. I'm just saying some people can't handle a temper like that. Hell, barely seems like you can. It's just his way. Don't make him the reason everything's screwed. No, dai, non litighiamo. Where's her mom? Savannah, I think. Oh, you guys aren't together. Oh, no, I'm not her dad. I found her in a house when getting out of Atlanta. She'd been surviving by herself. I think the girl's parents didn't make it. Oh. I heard an answering message. They were in Savannah. She was home with a sitter. It wasn't good. Well, she's lucky to have you. Sì. I'm gonna get back to him. Sounds good. Oh, cioè, non si trovano ste chiavi. O sono ritardato io che non le vedo. Ma comunque avevo sentito parlare di una ricerca delle chiavi in una recensione degli episodi successivi a questo. Vediamo se Hey, questo è Ethan. qualcosa da dire adesso che siamo amiconi. You ready to head out? You got it. You? Non so. Beh, le chiavi le possiamo cercare dopo, Let's go. magari. Io non le trovo, non è che non voglio continuare a cercarle, anzi. Anche se c'è stato proprio un cambio di location. Madonna, fare gli stealth contro gli zombie. Ma gli zombie non dovrebbero sentire l'odore. Cioè, dovrebbero orientarsi in base all'odore. Magari non è così. Did you see that? Magari, visto che non è così Sure in questa Beef, concezione fish degli oil. zombie, sarebbe una Glad you made buona. it. Sarebbe Jesus stata una Christ. scelta sensata quella di muoversi di notte. Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trapped up there. No way. We gotta go now. No, bisogna salvare pure un Looks like you're heading altro. for gas. And then, up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Who is it? It's a girl. We talked and she got frightened. I was trying to get in and help her and she started yelling and saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't and that's when all these guys came out of the forest. A couple almost Ci got me. manca solo la ragazza Thankfully, she psicopatica. lucky you. Now let's go. We can't just leave her. Damn No. right we can. You guys are suicidal over a girl. I'm saving her, with or without you. Think about if it was you. Fine. Let's go save Glenn's damsel in distress. Cosa? Cosa?
Che devo fare? Che cosa... Questa sequenza in cui posso spostare il cursore, che cosa rappresenta? Oh! Ho capito, cioè dobbiamo far fuori questi zombie nel modo più silenzioso possibile. Proviamo a cambiare postazione magari. Sì, sarebbe una buona idea se la aprissi la portiera. Giusto, rompere il vetro non mi sembra una grande idea, però... No, non si può... Ah, ok. Niente, è chiuso. Non posso rompere il vetro, mi sembra una cattiva soluzione. Però... Non ne trovo altre. Forse devo spostarmi un po'. Quindi bisogna eliminare questo zombie. Forse con il rumore del finestrino attraggo solo quello vicino e lo posso... No. Mi servirebbe... qualcosa, vediamo. Interessante, finalmente abbiamo un'occasione di usare il cervello. Ok, qualcosa mi fa... quel rosso mi fa capire che non è molto sicuro. Un cuscino. There's a pillow over there. That's about as far as I got when it came to supply gathering. I might have an idea for it. Ah, beato te. Allora la prendiamo se tu ce l'hai l'idea. Quindi. Vediamo. Allora. Non credo che si possa usare il cuscino per rompere il vetro senza far casino. Non credo proprio. O forse sì. What are you gonna do with that? I don't really know. Do you have any tricks for getting into cars? Not without tools or making a bunch of noise and none with pillows. Speravo che fossero più furbi. Più furbi, oddio. Cioè, ce ne vuole per trovare l'uso di in un cuscino nell'aprire un finestrino, però magari c'era qualche nozione che mi sfuggiva. Ok, niente. Ok. Non perdiamo la calma. Ah. Bene. Sarà un qualche modo. Glenn che dice? Ok, credo di avere un'idea.
problem. Ok, no, non si può. Già, il cuscino non è la migliore delle idee. Ho come l'impressione di star failando miseramente in tutto questo. Mi sfugge qualcosa. Dove sto sbagliando? Vediamo. C'è qualche opzione che mi sfugge? Aprire la portiera sembra proprio impossibile. Ok. Nessuna idea nuova. Non ci arrivo proprio. Dai. Ah, potrebbe usare il cuscino per silenziare. Ha funzionato. Bene, ho fatto un progresso. Beh, qualsiasi cosa è, non penso che raccoglierla faccia male. Cos'è, un fusibile? Sì, sono d'accordo. I prefer cover that can't just roll away. Potrei spingere la macchina. Scusate se sono lento, ma mi piace esaminare bene tutte le varie opzioni. Non voglio fare stronzate senza accorgermene. Spingere la macchina sembra... Ammazzare gli zombie in modo stealth, molto simpatico. No, non ho mai visto niente del genere in un videogioco, credo. Ancora non possiamo aprire questo... schifo di finestrino. Ah, potrei provare con... non credo che funzioni però. Ah, vedi? Non l'avrei detto. Perché è rosso però l'opzione? Ok, ecco perché. No, non hanno cambiato idea. Bene, almeno questo. Progressi, progressi, gente. Scramble. Brain. Già. Ok, qui non c'è più niente. Andiamo avanti. Cioè,
credo che si debba continuare così. Certo, c'è la tensione, però non sono così. Cioè, gli sto passando davanti innumerevoli volte. Lo attira col fischio. Aspetta, 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 aspetta. No! Ok. Madonna, che schifo che deve essere trapanare il cranio di uno zombie con un cacciavite. No, 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 brutta idea, brutta idea. Sono stato stupido. Vabbè, tieni. Abbi un cacciavite. Che schifo. Eh sì, mi sembra decisamente migliore l'accetta. Egualmente silenziosa, ma molto più pericolosa, maneggevole e sicura. Attenzione, attenzione. Vabbè. Peter Griffin reference. Ok. Spero di non fare stronzate perché sono due, io ho un'accetta sola e sono da solo. Ma sono pur sempre zombie, quindi magari. Ok, facciamolo avvicinare con calma. Mi comparirà il tasto da premere. Sì. Bene. Ora tocca a te. Ah, bella questa. Sono dell'opinione che quando non si può interagire con le cose non debba comparire il cursore. Mi sa che è stata una morsa. If you open up, we can take you somewhere safer. We've got a group in town. No. She's in trouble. È stata morsa. No, no. Chiedetegli se è stata morsa. You might want to break through that board first. Suppongo che sia la cosa migliore da fare. Dio, spero che non mi muoia qualcuno. Non posso allontanarmi, no, eh? Perché se dipendesse da me questa scelta, direi di lasciar tutto per com'è e andarmene. Visto che... Ah, magari è solo terrorizzata? L'avevo detto io. Non potevi dire da subito che eri stata morsa. Aveva. Okay, we'll leave. Sì, certo. Aveva fatto la cosa migliore, cioè di... You have a gun. So, can I borrow it? What do you mean borrow? Give it to me. Beh, sicuramente meno dolorosa dell'accetta. Satanic. Give it to her. What? You can't be serious. Do it. No.
Io sono d'accordo. Look at her, Carly. There's no happy ending to this. Eh già. Okay. È stata ragionevole, potevo essere più duro, ma non sarebbe servito. Del resto, se si trasforma in uno zombie, non ci Thank you sparerà so di much. certo. I know how terrible this must be. We can't watch this. Let's go. We can't go yet. What? Dobbiamo Why riprenderci la not? pistola. Ecco. Because somebody needs to pick up the gun. Can't leave it. You two go on. Okay. You sure? Le pistole servono, dai. Goodbye. Bello, cioè, bella sta parte, mi è piaciuta molto, mi è piaciuto tutto l'affare del achievement sbloccato, l'affare dell'ammazzare gli zombie in maniera stealth, del salvare la ragazza che era già condannata e del poter scegliere se permetterle di suicidarsi oppure no. Ma essendo finito il capitolo, io chiuderei questo video così. Vi saluto per il momento. Ci rivedremo col prossimo video, possibilmente a breve, e vedremo come va avanti. Questo capitolo è stato insolitamente lungo, non ho la più pallida idea di come saranno i successivi. Ciao a tutti!